Alberico di Cecco si aggiudica la 15ª mezza maratona dei Tre Comuni, che ha toccato le località di Pratola Peligna, Prezza e Raiano. Per il campione italiano della 100 km nel 2014 e vincitore della maratona di Roma nel 2005, tesserato ora con il gruppo podistico La Sorgente di Fara San Martino, si tratta del secondo successo consecutivo e quarto negli ultimi anni a Pratola Peligna. Lotta a 4 fino alla metà del percorso, poi c'è stato l'allungo di Dicecco, arrivato solitario al traguardo con il tempo di 1 ora e 15 minuti, distanziando Alessio Bisogno del gruppo podistico Passo Logico, giunto con 43 secondi di ritardo. Siamo partiti abbastanza tranquilli, affrontando un percorso che è veloce ma è abbastanza tecnico. Diciamo, la prima parte fino a Raiano siamo stati in gruppo, poi si è creato un po' qualche spaccatura, si sono cominciate a delineare le posizioni. Gli ultimi 7 km ho provato io ad allungare facendo gara da solo e vedendo molto distante Alberico, cercando sempre di tenere la mia ritmica fino alla fine. Però gara è andata molto bene, un bel test. Onore ad Alessio, a Massimo Lizia, che mi hanno fatto spingere fino alla fine per riuscire a bissare la vittoria dello scorso anno. Terzo classificato Massimo Lizia della Sorgente con 1 ora 16 minuti e 11 secondi, e quarto Maurizio D'Andrea della Runners Sulmona con 1 ora 17 minuti e 14 secondi. Bisogna ad allungato, io ho cercato di mantenere, il fresco mi ha dato una mano e anche la voglia sinceramente di arrivare terzo. Ho cercato di dare il massimo fino alla fine e così è stata la gara. Purtroppo in questo periodo devo dire che una mezza fatta bene non ancora ce l'ho, però oggi è andata veramente bene, per l'allenamento che avevo è andato ben oltre le mie aspettative. Purtroppo mi sono staccato prima dell'entrata a Raiano, all'ultima salita prima di arrivare a Raiano mi sono staccato, pensavo di riprenderli in discesa, però correvamo alla stessa velocità, ci stavano quei 80-90 metri che ci siamo portati fino alla fine. Sono più che soddisfatto oggi della gara, per come è andata, perché sto rientrando proprio in questo periodo dopo un mesetto di stop forzato per causa lavoro. Comunque va bene, proviamo a preparare una bella maratona per fine anno. Prima tra le donne Gloria Ciccotelli della Runners Chieti con 1 ora 28 minuti e 14 secondi, che ha preceduto Loretta Cianfrocca del gruppo Podisti Frentani e Barbara Spadaccini della Runners Chieti. Percorso stupendo, bello, Pratola è sempre Pratola, la porto nel mio cuore. È un percorso ondulato, particolarmente ondulato, specialmente nella prima parte, però è bella perché a me piacciono i percorsi impegnativi. Ci vengo sempre, non ho mai tradito questa gara, perlomeno da quando corro. Sono stati più di 500 i partecipanti che si sono sfidati nei 21 km di gara, inserita nel campionato nazionale XN, valida per il Cori Abruzzo, con la pioggia caduta fino a pochi minuti prima della partenza, che aveva fatto preoccupare gli organizzatori. Effettivamente ci ha sorpreso la pioggia, perché nelle previsioni non c'era. Le manifestazioni podistiche si svolgono con qualsiasi condizione atmosferica. Maggio siamo stati già messi alla prova e settembre non poteva che ripetersi. Effettivamente ci ha messo un po' in difficoltà, preparare con la pioggia è sempre più arduo, però ce la siamo cavata bene. La prima preoccupazione principale è sempre quella della sicurezza sulla strada, quindi ci sono tante persone che devono garantire la sicurezza agli atleti. Gli atleti corrono anche con la pioggia, non hanno problemi, però le persone che sono sulla strada a volte possono avere delle defezioni e crearci dei problemi. Ma io ho uno staff di persone incredibile che ha preso anche la pioggia e ha garantito agli atleti una manifestazione che penso agli occhi di tutti è venuta fuori nel migliore dei risultati. Abbiamo quasi, non dico sfiorato il risultato incredibile dell'anno scorso, nonostante oggi c'era un'altra manifestazione. Mi trovo solo, come tutti gli anni, a ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano, mi trovo a ringraziare tutti i collaboratori che sono stati anche con la pioggia. Mi trovo a ringraziare in particolare anche e soprattutto una persona che magari non la nomino mai, ma è Federico Violante. Non me ne vogliono gli altri, però è una persona che ci ha curato le iscrizioni e quest'anno sono state veramente molto ingarbugliate e sta curando adesso, non è qui, non lo si inquadra quasi mai perché si trova sul traguardo. Lui rappresenta la XN, questo è un campionato nazionale XN e niente, io auguro a tutti di ritrovarci l'anno prossimo con la gara di maggio, poi a settembre di nuovo con la mezza maratona, per speriamo magari con il sole quest'anno, visto che ne abbiamo prese due con la pioggia.